al Festival del Cinema di Venezia per presentare A Dressing a Venice. Cosa ci puoi dire innanzitutto di questo progetto? È un progetto importante perché è un progetto che contiene un messaggio che ha a che fare con la sostenibilità, con la bellezza. In un luogo così è importante parlare di bellezza, ma è una bellezza diversa perché è una bellezza che è bella dall'inizio alla fine, ovvero indossare un abito sostenibile veramente, cioè fatto di materiali che non danneggeranno l'ambiente, fatto con una cura perché c'è l'artigianato con i suoi merletti meravigliosi, che parla della storia di Venezia con delle illustrazioni artistiche. È come indossare un messaggio che parla di cura, che parla di attenzione e di amore per il territorio e per il pianeta. Si parla tanto appunto di sostenibilità. Pensi che le nuove generazioni siano diventate più sensibili a queste tematiche oggi? Io sento tantissima paura nei giovani rispetto a quello che gli toccherà ricevere in eredità. E quindi io penso che ci sia molta, molta sensibilità e che ci sia un'aspettativa rispetto a noi che facciamo qualcosa di più concreto. Credo che ci sia molta rabbia del fatto che non ci sono abbastanza azioni concrete, vere, ma solo tante parole. Senti, si parla tanto di un ritorno del medico in famiglia. Innanzitutto ti chiedo se ti piacerebbe e poi ti chiedo anche se il fatto di aver interpretato per tanti anni questo personaggio ti abbia un po' penalizzato nella carriera. Allora, parto dall'ultima domanda. Io sicuramente quel personaggio mi ha portato tanto e mi ha, come dire, relegato a un ruolo, che è il motivo per cui sono andata via dall'Italia, sono andata in Canada a cercare la mia identità di artista. Penso comunque che a 40 anni sono riuscita a rendermi indipendente da quello, a dimostrare a me stessa in primis cosa fossi e chi fossi come attrice. Quindi io penso che un ritorno sia voluto e che se l'universo decide così, io dico di sì. Senti, se dovessi immaginare oggi Maria, come la immagineresti? Ma Maria sicuramente ha dei figli ormai un po' più adulti, quindi riesce a concentrarsi sul suo lavoro in maniera più leggera magari rispetto a quello che riesco a fare io con due figli piccoli. La vedo come una donna impegnata, la vedo come una donna che sicuramente avrebbe a cuore il tema della sostenibilità in maniera pratica e non parole. La vedo come una donna che ha capito da subito che la sostenibilità ambientale partiva da una sostenibilità sociale, quindi si è sempre impegnata sul sociale, no? Da neuropsichiatra infantile, capendo veramente che l'età formativa sia un'età fondamentale perché quelli saranno i futuri abitanti di questo pianeta. Quindi io la vedo come una donna avanti. Ultimissima domanda, c'è un programma a cui ti piacerebbe partecipare come concorrente? Non so, un Ballando con le Stelle. Ma guarda, Ballando con le Stelle ti direi di sì forse, ma perché io in realtà a 11 anni, quando sono stata portata a fare il mio primo provino, io in realtà volevo fare la ballerina. Questo, e questa ballerina vive ancora in me, quindi magari darle la possibilità di sfogarsi non sarebbe male.